Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa live. Spero che mi sentiate bene, anche perché pensavo di aver preso il microfono, quello figo da attaccare qui alla camicia, ma l'ho preso, ma non ho il cavo giusto per poi attaccarlo al computer, quindi ho dovuto impostare il mic, quello del computer. Si dovrebbe comunque sentire abbastanza bene, al più datemi proprio un velocissimo feedback e ci siamo. Oggi live veloce e purtroppo ragazzi nell'intro non avete sentito la chitarra, ma come potete vedere sono in trasferta, sono a Roma oggi e quindi non mi sono potuto portare dietro la chitarra, ma sarà semplicemente rimandato. Detto questo, oggi live più veloce e andiamo a vedere principalmente le notizie più importanti, ok? Andiamo a fare una sorta di riassunto e poi verso la fine ce ne focalizziamo su di una, quindi non riesco a fare il solito riassunto, il solito, non so come dire, il solito approfondimento del giovedì che ormai è da un mesetto che facciamo, come ben sapete, però volevo comunque farvi sentire, farmi sentire da voi, esserci, e, nonostante il fatto che non avessi pronto un approfondimento. Partiamo con la prima notizia, che riguarda PancakeSwap. Nel particolare, ce lo si poteva aspettare, a mio avviso no, però non è neanche una notizia sorprendente, visto chi sta dietro al progetto Aptos. Già martedì avevamo visto insieme che tra i vari investitori, oltre ad esserci FTX, OKX, Coinbase, la qualunque, ma c'è anche Binance, c'è Binance Ventures o Binance Labs, non mi ricordo il nome del loro fondo di investimento. E di conseguenza arriva la notizia che PancakeSwap andrà a sviluppare su Aptos. Questo è la prima volta, o meglio, è la seconda volta che PancakeSwap annuncia un'espansione cross-chain. L'ha già fatta su Ethereum poco tempo fa, ma è la prima volta che ha l'intenzione di migrare anche il token Cake. Questo vuol dire che mentre su Ethereum è vero che PancakeSwap funziona e si possono fare degli swap, ma non esiste il token Cake, non è stato bridgeato. Su Aptos verrà bridgeato, sarà possibile anche andare a utilizzare le classiche farm. Grazie mille amico Fritz per il Prime. Sarà possibile andare a utilizzare le Prime e le Prime. Sarà possibile andare a utilizzare le classiche funzionalità swap, ma anche farm, ok? Ci saranno delle farm. Chiaramente dovranno stare attenti all'emissione, perché il token sarà il medesimo, almeno da quanto mi pare di capire, quindi non fanno come ha fatto MMF per dire che ha creato proprio un token diverso. Il token sarà sempre Cake, lo andranno a bridgeare tramite dei bridge ufficiali e tramite chiaramente gli exchange che aiuteranno nella migrazione. E basta. Per quanto riguarda il time di tutto questo, si parla di Q4 2022, quindi fine anno, se non sbaglio è scritto proprio qui. Quindi dovrebbe essere fatto entro il quarto trimestre del 2022, quindi diciamo entro la fine dell'anno. E la cosa che chiaramente può destare maggiore attenzione di questa cosa qui è che per la prima volta PancakeSwap migra su una chain che non è Ethereum Virtual Machine compatibile, perché Aptos non è EVM compatibile, non utilizza la Virtual Machine di Ethereum. E quindi dovranno proprio scrivere il codice, o meglio, dovranno trascrivere, ricompilare il loro codice in un linguaggio di programmazione diverso. No, mi correggo perché non è una ricompilazione, devono proprio riscriverlo semplicemente. E però, insomma, non credo che abbiano problemi. Alla fine, PancakeSwap e Binance sono come Crypto.com e la Kronos, cioè sono sempre loro, Crypto.com, VUS, quindi problemi di soldi non ne hanno. E questo comunque a mio avviso ci fa capire come la spinta da parte di, tra virgolette, istituzioni su Aptos sia gigantesca. E ne è una ulteriore dimostrazione. Poi, a mio avviso, per quello che riguarda Cake come token, molto bene il fatto che non abbiano deciso, per esempio, di cambiarne la tokenomics, perché cambiare la tokenomics, magari aumentando nell'inflazione, ovviamente avrebbe fatto abbassare il prezzo. Anche solo la notizia che effettivamente Cake in futuro avrebbe potuto superare l'inflazione che era programmata, magari avrebbe fatto scendere il prezzo. Speravo che aprissero l'ecosistema Cosmos e invece Aptos, ma qui, cioè, credo che sia una questione di soldi, cioè soldi che tirano soldi. Non penso che sia una questione tecnologica, se devo essere onesto. Non so la risposta reale, però, insomma, 2 più 2 fa 4. Così.
mi è venuta. Invece, passiamo a un'altra notizia, non abbandonando troppo in realtà ciò che stavamo dicendo prima, visto che parlavamo di Aptos. Tra i vari investitori di Aptos c'è anche Alameda e FTX. Comunque Alameda e FTX sapete che sono abbastanza collegati. È molto interessante questo articolo che è interamente scritto dal CEO di FTX, quindi Sam Bankman-Fried, o per gli amici in abbreviato SBF. E è molto interessante perché è stato scritto sul blog di FTX US, quindi la versione statunitense dell'exchange, che sappiamo essere, come può dire anche il nome, solo disponibile per i clienti americani. E è stato anche ampiamente criticato questo blog, perché che cosa viene detto, che cosa dice? Fondamentalmente, l'idea di FTX US è quella che in futuro faranno una sorta di classificazione casalinga, cioè lo decideranno da sé, homemade, di quali token saranno considerati security o meno, e quei token che loro diranno questo qui probabilmente è una security non lo andranno più a listare. Ma non solo, in realtà qui SBF va avanti dicendo che la sua visione del mondo cripto in futuro è che la regolamentazione stringerà forte e è necessaria la compliance, ovviamente. Cose che ci possiamo aspettare da chi dirige un exchange centralizzato e che non ha nessun obiettivo nell'andare contro le regole degli stati, anzi, appunto, ha solo che vantaggi nel momento in cui magari gli stati, se questi exchange rispettano le regole, gli consentono di stare, di vivere, di insomma, di operare in maniera tranquilla. Io vi consiglio di leggerlo, ve lo allegherò sicuramente nelle letture della sera, perché contiene veramente anche delle riflessioni importanti che puntano proprio non solo tanto a semplicemente commentare in maniera adirata quello che ha detto lui, perché dal mio punto di vista ci sta tranquillamente quello che ha detto lui. Forse era anche logico che lui fosse per la regolamentazione, per seguire le regole OFAC, eccetera, eccetera. Però può dare spunti, perché può far capire un po' in che direzione il mondo andrà. Non sono il primo a dirlo, ma uno degli scenari secondo me più tipici che vedremo in futuro è che ci sarà un mondo cripto completamente centralizzato e ci sarà un mondo cripto completamente decentralizzato. Non credo che esisteranno vie di mezzo, o se esisteranno saranno camuffate, ma in realtà non saranno vie di mezzo, bensì saranno completamente centralizzate. E basta, poi all'utente spetta scegliere dove vuole stare. Nulla vieta, tra l'altro, che un utente possa utilizzare ambe le parti, magari con molta privacy nel momento in cui utilizza le componenti più decentralizzate e con scarsa privacy nel momento in cui utilizza le componenti più centralizzate. C'è poi un'ulteriore riflessione, perché a che cosa servono le criptovalute se alla fine è tutto centralizzato? Questa qui è un'ottima domanda, perché io me la pongo costantemente e una soluzione reale non ce l'ho. Cioè, io mi interrogo, mi dico, ma perché Aptos, ad esempio? Perché un altro layer 1? A che cosa serve? La risposta più comoda e più veloce che riesco a darmi è fondamentalmente a far soldi agli investitori, ma la reale utilità, faccio fatica a vederlo, vi dico la verità. Ma non voglio prendermela con Aptos, cioè in generale. Credo che questa spaccatura andrà sempre più aumentando e quindi, insomma, sarà difficile capire realmente da che parte uno voglia essere. Poi è vero, come dici tu, Inchoman, cioè concordo anch'io che la DeFi, a prescindere dal suo vantaggio, la componibilità, questo è vero. E a prescindere dalla centralizzazione o meno di un progetto, questo è completamente reale. E io infatti ritengo che, se da una parte, filosoficamente parlando, credo che cripto senza decentralizzazione sia proprio quasi un ossimoro e quindi non avrebbero nemmeno senso di esistere, ma sia semplicemente una trovata di marketing, dall'altra parte, quella più realista, quella più attaccata alla realtà, credo che lo scenario che andremo a vedere sarà proprio quello di, appunto, mondo totalmente decentralizzato, che forse rimarrà nelle mani solo di Bitcoin, e
non solo di Bitcoin, ma più specifico in una parte di Bitcoin, perché chiaramente ci sarà anche la parte di centralizzazione in Bitcoin nel momento in cui ci sarà il KYC agli address e tutte queste cose qui. Quindi address legato al codice fiscale, legato alla persona. E poi invece ci sarà tutto il mondo del compromesso, della DeFi, che sarà, non dico come la finanza tradizionale, ma sarà con le stesse regole della finanza tradizionale, ma magari che permette di fare cose che la finanza tradizionale non consente, quindi tutta la componibilità e tutto quello a cui siamo già abituati. Questo io penso. Anche se, ripeto, a volte credo che mi piacerebbe di più la visione filosofica dove il mondo è perfetto, esiste solo la decentralizzazione pura, però mi rendo conto che non andrà al 99%, non andrà così, ecco. Non credo che il mondo voglia questo come soluzione. Comunque, vabbè, di filosofia ne abbiamo parlato, invece torniamo a un po' di news, a mio avviso, molto, molto non bullish, ma che fanno capire che, ripeto, cripto scendono senza dubbio, ma cripto che rimangono. E N26 si aggiunge all'elenco delle applicazioni che consentiranno di acquistare criptovalute in modo molto user friendly, nello stile di Revolut. Non so se l'avete mai utilizzato. Revolut consente da parecchio tempo di acquistare alcune cripto, ovviamente con spread paurosi, cioè non è il luogo migliore per acquistarle, però per qualcuno che non ha voglia di iscriversi ad un exchange che appunto è negato con la tecnologia, è una nuova fonte di accesso. Inizialmente solo in Austria, però, per cui i clienti italiani non è detto che cioè, insomma, i clienti italiani innanzitutto subito non potranno averne accesso e non ci sono date di uscita per quanto riguarda eventuali espansioni nel resto dei continenti europei e perché no nel giro, no, in giro nel mondo, forse no, perché N26 opera solo in Europa. Credo, l'headquarter ce l'ha in Germania, addirittura non so se voi siete dei, diciamo, dei fan di N26 da parecchio tempo, ma all'inizio quando uno si iscriveva a N26 gli veniva dato un conto IBAN tedesco, quindi che inizia con DE, adesso invece il conto ai clienti italiani parte con IT. Tra l'altro N26 non permette nuovi contratti. Avevo letto di questo problema qui, non so se lo hanno risolto. Io vi dico la verità, N26 lo utilizzo, ma ce l'ho da parecchi anni, per cui appunto non ho vissuto questo momento e ricordo che qualche mese fa era uscita per l'appunto la notizia che N26 aveva incominciato ad avere dei problemi di regolamentazione, forse doveva fornire maggiore documentazione e quindi per il momento i clienti italiani non potevano più aprire nuovi conti. Per appunto chi voleva aprire nuovi conti. Non so come sia la situazione ora, vi dico la verità. Altra news, vediamo alcune proprio ondate. Il sito, che è una sorta di aggregatore di tutte le farm, insomma, dove mettere a rendita un token, lui ci dà una serie di opportunità. Si chiamava Coindex, è stato ribrandizzato, si chiama Nanoli o Nanolai. Nanolai, non so come debba essere pronunciato, ho cercato un po' di vedere alcuni cambiamenti, ma a dir la verità credo che sia piuttosto uguale per il momento, e quindi hanno solo fatto un rebranding, il resto mi sembra completamente invariato, quindi solo per avvisarvi che Coindex al momento non esiste più, ma si chiama appunto Nanolai. Credo che per un po' di tempo faranno reindirizzamento di Coindex, cioè se uno scrive Coindex tipo Coindex.com, mi reindirizzano su Nanolai. Non so per quanto durerà questo reindirizzamento. Comunque, tipicamente viene fatto per un po' di mesi proprio per abituare le persone che scrivevano in automatico Coindex.com o che ce l'avevano nei preferiti per dirgli: guardate che abbiamo cambiato indirizzo, cambiate i preferiti, fate qualcosa, ok? Tra l'altro sito che vi consiglio a prescindere di memorizzare perché non so, avete degli USDC e volete vedere che opportunità ci sono, allora voi venite qui, andate nel campo della ricerca, inviate USDC e vi compaiono una serie di alternative. Poi voi potete dire voglio andare però solo su Ethereum perché tutte le altre non mi interessano, oppure Ethereum e Polygon e quindi selezionate Ethereum e Polygon. Voglio ordinare tutto questo in base all'APY, ma non voglio avere in permanent loss, quindi metterlo in permanent loss e qui insomma posso ordinare in base all'APY. Poi però guardo l'APY e dico figo, però mi piacerebbe avere invece l'ordinamento in base al TVL, ordino in base al TVL,
solite cose, insomma, non credo di dovervi insegnare queste cose qui. Io vi invito a memorizzarlo nei preferiti, il sito è cambiato, ok? Nulla di funzionalità nuove al momento, no. Sia questo, ecco, come siti da monitorare spesso, questo qui è Defayama, questi qui sono proprio, se uno vuole, diciamo, stare al pezzo sulla DeFi, sono ottimi siti. Dopodiché, altra info molto figa, poi invece vediamo le ultime due che saranno un pochino più sostanziose, quindi ci fermiamo un pochino di tempo in più. Fidelity, quindi l'asset manager Fidelity, consentirà, questa qui è una notizia di ieri, in realtà consentirà di fare trading, quindi comprare, vendere oppure fare appunto trading di Ethereum ai propri clienti a partire dal 28 ottobre, quindi fra una settimana fondamentalmente. Come al solito queste notizie qui non aggiungono valore al progetto, ma semplicemente sono un buon punto di partenza per capire che sempre più clienti hanno accesso al trading di criptovalute. Fine della storia. Invece adesso gli ultimi due argomenti ve li elenco bam bam e poi li andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio. Uno è questo thread che ho scritto oggi che parla sempre di MEV, ma li affronta in un modo diverso dal solito, quindi non è il classico flashbot per intenderci, che è una delle soluzioni più utilizzate per contrastare i MEV. E la seconda, invece l'ultima notizia, è questa proposal fatta da Ouroboros Capital, che è un account Twitter, l'abbiamo spesse volte visto, per intenderci è questo. Che è il profilo Twitter, è lui, e ha creato questa proposal sulla research di Lido Finance, quindi sul forum di Lido Finance. Per quale motivo? Per in diciamo in con questa proposal lui vuole spingere Lido ad acquisire CVX, quindi Convex, al fine di incentivare la liquidità nelle pool di ST e TH, così da non dover utilizzare la propria treasury e nel particolare LDO, che è il loro token proprietario. Però partiamo un attimo dalla prima, che era appunto questa notizia qui. Quindi si parla di MEV e si parla di MEV in una maniera diversa, perché tipicamente anche io stesso, quando vi ho parlato e vi ho descritto i MEV, vi ho descritto una delle soluzioni più tipiche, più utilizzate, sono i flashbot. Per quale motivo? Che cos'è Flashbot? Flashbot è un'azienda open source, è un progetto tutto open source, che ha deciso di vendere la produzione, o meglio, di vendere il block space ai validatori. Quindi l'idea è che produrre il blocco che contiene le transazioni che sfruttano MEV è molto difficile e richiedono hardware altamente specializzato e algoritmi molto specializzati e dedicati. I validatori non hanno questi hardware. Allora che cosa facciamo per evitare che si centralizzi la validazione solo in pochi validatori altamente danariosi? Che cosa facciamo? Creiamo una tecnologia che permetta a questi hardware altamente specializzati di creare i blocchi e poi di venderli a qualunque validatore che sia disposto a comprarlo. In questo modo si crea una entità di centralizzazione, o comunque una componente centralizzata in chi crea i blocchi contenenti i MEV. Ma qualunque validatore, anche quello meno danarioso, comunque deve avere 32 Ether, quindi i suoi 45.000 dollari ce li deve avere, ma a parte ciò, qualunque validatore poi può andare a comprare, può avere accesso a questo tipo di blocchi, di fatto democratizzando un pochino di più la produzione appunto dei blocchi e quindi il problema dei MEV. Non risolve completamente il problema, perché capite che si sposta solo il problema di centralizzazione dal validatore al block builder. Una soluzione ancora maggiore sarà offerta dalla Proposer Builder Separation, che è un aggiornamento che avverrà su Ethereum in futuro e che il cui obiettivo è quello di andare a separare proprio a livello protocollare la produzione del blocco dalla proposta del blocco che spetta invece al validatore. Ma come vi dicevo all'inizio, oggi non voglio invece approfondire questo aspetto dei MEV, bensì voglio approfondire un'altra soluzione a questo problema. Ed è una soluzione che sfrutta un approccio diverso, cioè anziché risolvere il problema, costruiamo applicazioni che sono costruite proprio con l'obiettivo di proteggere i propri utenti dal MEV. Quindi le applicazioni future dovranno essere costruite in modo che non si possa sfruttare MEV.
così che gli utenti non debbano avere questo tipo di problema. Come è possibile? Appunto, un esempio è CoSwap, che è un protocollo che è già funzionante e che funziona nella seguente maniera. Quando CoSwap è un protocollo per fare trading, un exchange decentralizzato. Quando un utente firma uno swap, questo utente in realtà non sta firmando subito la transazione, ma sta firmando la sua volontà di fare la transazione. Questa sua volontà firmata di fare la transazione viene presa in un order book privato. Questo order book, a questo order book fanno accesso i co-batch builders, quindi questi batch builders che poi prendono le transazioni e le vanno veramente a mandare con l'obiettivo di massimizzare il guadagno degli utenti e quindi rendere migliore il prezzo medio al quale gli utenti effettuano i trade. Poi i particolari tecnici con cui riescono a fare tutto ciò non li ho approfonditi, quindi non sto neanche qui a spiegarveli in questo momento, anche perché sicuramente richiederebbe tempo. Per chi desidera approfondire, c'è tutta la documentazione perché ho controllato sul sito in realtà, però voglio darvi un po' il mio parere personale, perché poi qui vi spiego semplicemente quello che ho detto a voce, ma sul mio parere personale, quello che credo a livello di questa tecnologia è che è molto figa, è molto bello questo campo di studio ed è bello che si cerchino anche soluzioni completamente diverse dalle classiche, però non credo che sia una soluzione che possa realmente risolvere tutto il problema del MEV. Lo stesso Vitalik Buterin sostiene che in realtà il MEV potrà in futuro essere risolto solo con una separazione netta tra appunto i proposer e i builder, quindi coloro i quali propongono il blocco, i validatori, coloro i quali il blocco lo creano, i builder, entità specializzate. Se andate nella docs di Ethereum, proprio vi viene messo bam a prima linea in faccia il fatto che la roadmap di Ethereum andrà a costruire un ecosistema che sarà fondamentalmente costituito da individui altamente centralizzati nella produzione, validatori e poi nodi che potranno validare tutti i blocchi. Mi fanno segno dalla regia che a breve dovremo partire, quindi cerco di stringere un po' i tempi. Oggi, ragazzi, è itinerante il tutto, è una live con colpi di scena. Comunque, su questo concetto mi sono spiegato, è particolarmente interessante per me che mi diverto anche ad approfondire questi concetti, la documentazione la trovate, non voglio veramente tediarvi troppo, però so che a voi poi, se mi seguite, fondamentalmente un po' vi stuzzicano questi argomenti. Ultima cosa, ve la lancio purtroppo al volo, quindi non ho il tempo completo per approfondirlo bene, ma anche questo ve lo lascerò su Telegram questa sera, quindi chi vuole approfondire lo può fare, magari con un tweet cercherò di farlo anch'io domani. Sintetizzo questa proposta. L'idea è Lido Finance in questo momento. Lido Finance, aspetta che vi sgancio il canale Telegram perché giustamente è importante che lo abbiano tutti. Comunque, l'idea è questa qui. L'idea è che al momento Lido Finance spende 6,3 milioni di dollari al mese per andare a incentivare la liquidità su curve del suo token STTH, perché ovviamente più liquidità c'è, più fama ha un liquid staking token e quindi più Ether gli vengono delegati e quindi più guadagni per il protocollo. Ma ovviamente per incentivare l'emissione deve spendere la sua treasury e al momento ha una treasury di 260 milioni di dollari prevalentemente costituita da LDO, qui c'è l'address e vedete che di 262 miliardi di dollari 200 sono solamente di LDO, quindi il loro token proprietario, e in questo modo la Treasury avrebbe 4 anni di vita e poi smetterebbe di esistere. Quindi, che cosa vogliono fare? O meglio, che cosa vorrebbe fare con questa proposal Ouroboros Capital? Che attenzione, ha un po' di interest sia in Convex che in LDO, quindi non bisogna per forza pensare che sia la riproposal più geniale. Ricordiamoci che Ouroboros ha spesse volte incensato Convex, incensato anche Lido, perché probabilmente li detiene. Ad ogni modo, l'idea sarebbe quella di far spendere la Treasury in acquisto di CVX al fine di riuscire in maniera autonoma a fornire la liquidità e gli incentivi necessari, perché come sapete con CVX potete lockarli per 16 settimane, avere potere di governance per andare a dirigere le future emissioni di Curve. Io un po' concordo con Inchoman a livello di Ponzinomics, nel senso non è una Ponzinomics, cioè poi Ponzinomics,
Quale progetto non è una Ponzinomics? Quindi chiariamoci con i termini, però anche io ho dei dubbi sulla sostenibilità nel lungo periodo, perché è vero che Curve ha il modello di tokenomics che ha un incentivo fino a 150 anni, quello che è, però non lo so, c'è qualcosa che proprio istintivamente non mi convince, poi l'istinto non vuol dire niente, bisogna sempre analizzare i dati. Io adesso, ragazzi, davvero devo purtroppo scappare, quindi non vi posso dare maggior approfondimento. Vi invito a leggere questo foglio, vi ripeto, ve lo lascerò su Instagram e su Instagram, su Telegram questa sera. Ne parliamo magari su Twitter domani. Io veramente vi ringrazio per essere stati qua fino a questo momento, per questa live un po' itinerante, un po' improvvisata. Spero che tra l'altro l'audio si sia sentito bene, nonostante io non abbia il mio classico microfono. E vi auguro una buona serata a tutti, ragazzi. Noi ci vediamo domani e poi settimana prossima tutto regolare. Tra l'altro vi ricordo che per chi ci sarà ci vediamo anche a Lugano settimana prossima, quindi stay strong together. Ciao ragazzi.